ed è cambiata la partita. Adesso tu mi dirai, merito di tutti naturalmente, però è stato molto prezioso il tuo contributo nell'ultima parte di gara. Sì, sì, dai, siamo entrati bene, io e Davide abbiamo fatto bene, quello che chiede il mister comunque, chiunque giochi, chiunque entri in campo deve fare il massimo che può. Oggi è andata bene, il Napoli era un po' sottotono e ne abbiamo approfittato. Adesso è un chiuso naturalmente che va ad affrontare più tranquillamente il prossimo match, il terzo, si gioca in 7 giorni. Sì, sì, sicuramente con tre punti in classifica si sta sempre meglio, è ovvio che da domani bisognerà lavorare duramente per domenica, perché Genoa è in forma, è una grande squadra, quindi sarà difficile, ma giocheremo come sempre per vincere. Te l'abbiamo detto col Napoli qui dalla scorsa stagione, insomma, si vince. Sì, 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 dai, porta bene il Napoli, vediamo, adesso cerchiamo di fare i punti con le altre. Sei entrato, c'è un centrocampo con tanti giocatori che dobbiamo forse ancora scoprire completamente, anche li conosciamo naturalmente meglio di altri, ad esempio Bradley e Crisallo, dobbiamo ancora scoprirli. Fino adesso dietro alle punte, dici tu che impressione hai avuto da queste prime decisioni di mister Di Carlo, probabilmente un ruolo non al 100% tuo, possiamo dire. Ah, il mister mi vede lì perché comunque posso dare una mano anche in fase di interdizione negli inserimenti, quindi io sono a disposizione del mister qualsiasi cosa voglia fare. Siamo in tanti a centrocampo, tutti molto bravi, perché anche Vacek, che oggi non è entrato, è sicuramente un giocatore di buona levatura, Cruzado ha fatto vedere, Brada è nazionale, quindi siamo tanti e siamo tutti vogliosi di giocare e questo fa bene sicuramente al gruppo. Ma si è capito, avete capito poi fino a dove può arrivare questo schema alla luce di queste tre partite? No, ma noi giochiamo tutte le partite per vincerle e vediamo come va, non c'è da dire dove dobbiamo arrivare. L'obiettivo dichiarato è sempre lo stesso da sempre del Chievo, quindi anche quest'anno è la salvezza. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao. Complimenti.